Era il 17 settembre 2014, quando una guardia giurata di Torbella Monaca, Alessandro Popeo, colpì a morte con la sua pistola d'ordinanza l'ex compagna 27enne Natascia Meatta, che dopo averlo lasciato era ritornata a vivere a casa della madre Rita Caldara. E proprio Rita ci racconta la triste vicenda di Natascia. Natascia era mia figlia, la mamma di una bambina che all'epoca ha lasciato a 2 anni e mezzo. Una ragazza semplice e viveva per la bambina. È uscito un ragazzo durata circa 3 anni e mezzo, che era anche violento, e tante volte discutevano pesantemente anche davanti alla bambina, che era terrorizzata da questi atteggiamenti bruschi. Lui era gelosissimo, e la tempestava di telefonate, la controllava. Ha pensato di venire qui da noi, dalla mamma. Mi ha tenuto con l'accusa di vedere la bambina neanche l'ha vista. Lei è deceduta il 17-18, aveva appuntamento con un avvocato di un centro antiviolenza. Un amico che era in comune, che era collegato con questo centro antiviolenza, e più volte aveva parlato con Natascia di rivolgersi all'avvocato. Poi Natascia era una che cercava sempre di aggiustare le cose per sé, senza fare tante, e trova sempre una scusa: no, vabbè, adesso va un po' meglio. E ecco lì, lui dice che è stata una disgrazia. Lui era una guardia giurata? Lui era una guardia giurata, quel giorno era in malattia, era in congedo per malattia, non doveva stare qui. Popeo si giustifica dicendo che fu un tragico incidente, ma la verità processuale emersa fino ad ora non convince i familiari di Natascia. Dice che è partito un colpo, ma non ci ha mai creduto nessuno, né gli inquirenti, né il PM. La balistica ha fatto una perizia su quella pistola, che dice neanche se cade dal quarto piano in parte può partire un colpo. Il colpo parte soltanto se viene premuto il grilletto. L'autopsia invece dice che il colpo è partito dall'alto in basso, gliel'ha proprio puntata in testa. Tutto questo davanti agli occhi della bambina. Davanti agli occhi della bambina, che i primi tempi, papà, boom, in testa, mamma, aveva gli incubi la notte si svegliava, piangeva, strillava, me l'abbracciavo e poi si calmava. L'ho portata in cura dallo psichiatra, ancora sta in cura, e non ha neanche cancellato quel trauma. Ne ha sempre parlato, non l'ha mai abbandonato il pensiero della mamma. In primo grado la Procura di Roma aveva chiesto 16 anni per omicidio volontario, ma la Corte d'Assise ha condannato per omicidio colposo a soli 5 anni Popeo, che attualmente è in libertà e potrebbe incontrare la bambina. Lui sì, è in libertà. Potrebbe anche capitare, visto che non abita tanto lontano, può incontrarla. L'altro giorno c'era un tizio che assomigliava al papà. E in macchina mi ha fatto una domanda, quello era papà. Lei vive anche con questo dolore, credo. Speriamo che adesso in appello valutino un po' più attentamente i dettagli che vanno valutati.